Ciao a tutti da Cristiano di 4Bicycle, questa è l'occasione per presentarvi il test di una delle e-mountain bike Lite più interessanti dell'ultima generazione. Si tratta della iBike Like nell'allestimento 11. La nuova Like con motore Fazua Ride 60 dà un po' di colore al range di iBike e riallinea anche l'identità del marchio tedesco. Vediamo ora com'è fatta iBike Like. Sebbene la nuova Like sia chiaramente riconoscibile come un iBike, è molto più discreta rispetto alle sue controparti full power, preferendo una silhouette snella e di classe, ha un aspetto massiccio e imponente. Un bel motivo a rilievo tra il tubo sterzo, l'obliquo e l'orizzontale impreziosisce l'estetica. Gli accenti di colore giallo della vernice sul carro sono invece perfettamente abbinati alle deca delle sospensioni Fox. I cavi scompaiono nel telaio attraverso la speciale serie sterzo Acros, assicurando un cockpit ordinato e sottolineando la linea pulita della Like. Per quanto riguarda il downtube, iBike ha abbandonato il sistema proprietario Modular Rail System e lo ha sostituito con un tubo obliquo chiuso, che riduce il peso e garantisce anche un aspetto complessivamente più pulito. Tuttavia il telaio è ancora dotato di un portaborraccia e di un attacco per gli attrezzi sul tubo obliquo, una caratteristica ormai quasi indispensabile per il moderno mountain biking. Ma il vero punto forte è l'integrazione del sistema motore. Il team di ingegneri iBike ha lavorato a fondo per rendere possibile la rimozione della batteria nonostante il tubo obliquo chiuso. Questo è stato reso possibile dal motore Fazua Ride 60, che a differenza della precedente generazione Ride 50 consente di integrarlo in modo indipendente rispetto alla batteria. La drive unit è in posizione verticale sopra il movimento centrale, che è perfettamente inserita all'interno dell'imponente tubo sella, lasciando così spazio alla batteria da 430 wattora, che è rimovibile appunto dalla parte inferiore dell'obliquo. Per farlo è necessario rimuovere la piastra di scorrimento svitando un mini ternopassante. La batteria stessa è tenuta saldamente in posizione da un secondo mini asse passante. Sia la cover protettiva sia la batteria possono essere facilmente rimossi con una chiave a brugola da 5 mm. iBike Like è comunque compatibile con il range extender di Fazua, che si colloca nel portaborraccia e aumenta la capacità di 210 wattora. Il motore Fazua Ride 60, compatto e leggero, si adatta perfettamente al concetto di e-mountain bike Like di iBike. Con una coppia di 60 Nm e una potenza di picco di 350 watt è relativamente potente per un'unità così compatta e leggera. Tre sono i livelli di assistenza: Breeze, River e Rocket, con il terzo che offre un aiuto assimilabile a un intermedio di una drive unit full power. Quando si incontra una salita particolarmente impegnativa è possibile attivare la funzione boost, tenendo premuto verso l'alto il comando remoto minimale al manubrio. Si hanno così 100 watt addizionali, 450 watt di picco, per un tempo di 12 secondi. Così è possibile togliersi d'impaccio dalle situazioni più critiche tra pendenza e terreno. Nelle modalità standard, Ride 60 di Fazua offre un supporto morbido ma che fatica a nascondere la sua presenza, innestandosi e disinnestandosi in modo abbastanza evidente, oltre ad entrare in azione con un leggerissimo ritardo. In ogni caso, l'app per smartphone consente di modificare i principali parametri per cucire l'assistenza elettrica su di sé. Sotto carico il rumore è acuto e appena percepibile, ma è facilmente sopraffatto dai rumori ambientali circostanti, soprattutto in fuoristrada.
La bici test ha un prezzo di 7.499 euro e si affida a componenti di buona qualità. Le sospensioni Fox di classe Performance sono costituite da una forcella Float 36 e un ammortizzatore Float DPS, con 140 mm di travel all'anteriore e al posteriore. Frenata e cambiata sono affidati a Shimano. I freni XT a 4 pistoni sfruttano rotori iStack da 203 e 180 mm, rispettivamente all'anteriore e al posteriore, garantendo una decelerazione potente e una grande modulazione. In fatto di trasmissione, il pacchetto XT è completato da una guarnitura rotor con pedivelle in alluminio. iBike utilizza su questa Like 11 componenti XLC per il cockpit, mentre Mavic fornisce le ruote iCrossMax XL, cerchi in alluminio, tubeless ready, su cui sono montati pneumatici Maxxis D-Sector con profilo relativamente basso, sia all'anteriore sia al posteriore, la mescola intermedia Maxterra, mentre la carcassa è Exo davanti e Dexo Plus dietro. Per fortuna appunto iBike ha scelto di utilizzare una gomma più solida e resistente alle sollecitazioni al posteriore. Per i biker più pesanti e aggressivi comunque questo set offre poca trazione ma soprattutto poca protezione contro le forature e le pizzicature. iBike è disponibile in 4 taglie da L a XL, la geometria che ruota intorno a ruote da 29 pollici all'anteriore al posteriore è moderna ma non troppo, il piantone sella è verticale 77,3 gradi, questo unito a un avantreno abbastanza basso, lo stack infatti 629 mm in taglia large, determina una posizione di guida e di pedalata abbastanza caricata sull'anteriore. Chi pedala su lunghe distanze è meglio che arretri leggermente la sella e collochi tutti gli spessori al di sotto dell'attacco manubrio. Il telescopico da 170 mm di abbassamento per la misura large non interferisce con il montaggio verticale del motore Fazua Ride 60 grazie a un piantone sella un po' vecchia scuola, infatti lungo 470 mm. Ma questo approccio, se da un lato risolve un problema, ne crea potenzialmente un altro. Rende complicato infatti per i biker con cavallo basso e gambe corte gestire in modo corretto la bici. Ma vediamo ora come si è comportata questa iBike Like 11 sui sentieri. In salita offre prestazioni molto buone a una condizione. La sfida più grande è infatti pedalare con continuità per assicurarsi che il motore continui a spingere. Infatti appena si smette di pedalare o si alleggerisce la pressione sui pedali, Fazua Ride 60 interrompe l'erogazione per riprenderla dopo un attimo. È necessario mantenere l'e-bike, il motore in movimento costante, così da avere quella coppia necessaria per superare le salite tecniche ripide. In discesa invece la bici mostra sul lato giocoso da vera in mountain bike light. Il comportamento è agile e vivace, mostrando tutta la differenza tra questa nuova interpretazione di iBike e le sue rinomate e-mountain bike full power, molto più stabile grazie alla massa superiore. La geometria è relativamente compatta con un movimento centrale non così basso per una e-trail bike, infatti il drop è di 25 mm, colloca il biker in una posizione un po' compressa sulla bici. Il peso è caricato sull'avantreno, il che aiuta a superare con disinvoltura le curve, soprattutto i tornanti più stretti. Il sostegno delle sospensioni è adeguato invece per giocare con gli ostacoli naturali del terreno, così come con quelli artificiali, staccando con facilità le ruote da terra. Almeno fino a quando il gioco non si fa più duro. Infatti il travel limitato all'avantreno e al retrotreno sono 140 mm, offre una riserva sufficiente per gestire occasionali letti di radici e rock garden in velocità e in sicurezza. In presenza di sentieri realmente scavati e ripidi è meglio aggirare gli ostacoli invece di attraversarli con decisione o comunque guidare in modo più attivo per mantenere il controllo della bici. Un miglioramento per tutti, non solo per i biker più abili nella guida, arriva dal posizionare tutti gli spessori al di sotto dell'attacco manubrio e al limite a sostituire la piega con un hard rise leggermente più alto.
Altro upgrade consigliato invece la sostituzione dello pneumatico anteriore Maxxis D-Sector con una Segai per rimanere in casa Maxxis, che ha una tassellatura più profonda adeguata per generare maggiore trazione soprattutto sui terreni più inconsistenti. Gli amanti del divertimento sui terreni tecnici dovrebbero pensare anche a una carcassa più robusta soprattutto al retrotreno. Poco si può fare per l'ammortizzatore Fox Float DPS che non ha serbatoio separato, che va facilmente in crisi sulle discese più lunghe e mosse. La guida è in ogni caso molto giocosa e vivace, rendendo ai bike like un'ottima soluzione per quei percorsi che prediligono i sentieri veloci e scorrevoli. Solo con qualche accorgimento nel montaggio, una piega più rialzata e pneumatici più solidi, si può anche ambire al divertimento totale su tracce alpine dalle pendenze elevate e dal fondo accidentato, questo per gli amanti del genere. Ricordatevi di mettere like e commentare questo video test della iBike Like 11, di seguirci sul nostro canale YouTube, su tutti i nostri profili social. Ciao da Cristiano di 4Bicycle.